Buongiorno a tutti, sono Federica Pasini, lavoro presso CNA Innovazione Emilia Romagna da diversi anni. Sono in CNA Emilia Romagna dai primi anni 2000 e in CNA Innovazione dal 2005, quando è nato e quando è stato accreditato il centro. CNA Innovazione in particolare è la società con il centro di trasferimento tecnologico e di innovazione organizzativa, manageriale e gestionale della CNA Emilia Romagna. Come dicevo prima, si è accreditato nel 2005 non appena la Regione ha impostato il progetto della rete alta tecnologia, e noi abbiamo subito colto l'opportunità come associazione datoriale, proprio perché abbiamo sempre creduto nell'importanza di collegare l'innovazione delle imprese, prevalentemente delle piccole e medie imprese, con il mondo della ricerca pubblica. Per cui subito siamo stati la prima associazione di categoria che si è accreditato in questo meccanismo. CNA Innovazione ha avuto vari passaggi societari fino ad arrivare a quest'ultimo, che è quindi un ramo dell'associazione CNA Emilia Romagna. Ci posizioniamo come facilitatori tra la domanda e l'offerta. Abbiamo un punto regionale, quindi a Bologna, con CNA Innovazione, appunto, con sede qui in Emilia Romagna, e 10 punti territoriali che hanno una loro persona che si occupano a livello locale di questa attività di trasferimento tecnologico e che hanno prevalentemente il contatto con le imprese. Quindi i due grandi filoni sono il trasferimento tecnologico e quindi collegarci alla ricerca pubblica anche attraverso delle progettualità, l'innovazione organizzativa, che invece è più entrare in contatto con le imprese, capire i loro modelli di business, le loro esigenze, e in base ai loro fabbisogni veicolare la risposta, sia collegandoci al mondo dell'università, sia invece collegandoci ad altri servizi che magari possono essere più tradizionali. Come CNA Innovazione ci configuriamo come destinatario diretto di iniziative progettuali, prevalentemente come centro di diffusione, perché noi non svolgiamo attività di ricerca, non è nelle nostre competenze. Oppure ci configuriamo come fornitori in progetti europei più ampi, per esempio l'ultimo che abbiamo fatto, in cui CNA Innovazione era fornitore, è un progetto Central Europe che si chiama Four Steps e che era focalizzato prevalentemente su Impresa 4.0, che è un filone che, come CNA in generale, abbiamo iniziato ad intraprendere sotto al marchio CNA Hub 4.0, e CNA Innovazione si collega come fornitore rispetto a attività di check-up e di assessment anche rispetto a CNA Hub 4.0, che invece è più specializzato solo e esclusivamente sulla digitalizzazione e su Industria 4.0. Siamo entrati nei cluster come soci fondatori nel 2018, quando questa partita, diciamo così, è stata lanciata dalla Regione, in tutti i cluster della Regione. Poi, a causa del nostro sviluppo societario, siamo dovuti uscire e rientrare come nuovo soggetto, e sicuramente il cluster Create, nel quale io sono anche all'interno del consiglio direttivo, è uno dei cluster in cui siamo sicuramente più attivi, uno di quelli che per noi è più rappresentativo, proprio perché la dimensione, la pluralità dei soggetti che rappresenta il cluster, quindi dal turismo alla moda, alle industrie culturali creative, il cinema, l'artigianato artistico tradizionale, per noi sono poi il grosso delle imprese che rappresentiamo come CNA. Noi siamo molto attivi nella cosiddetta value chain, per esempio, del turismo e della riattivazione urbana, lato chiaramente impresa, cioè per noi, noi rappresentando anche sotto il cappello del turismo e commercio questa filiera, per noi è molto importante capire dal punto di vista della ricerca, dell'innovazione, che cosa il mondo dei centri di ricerca possono offrire per la filiera del turismo. Siamo molto in contatto anche con i soci sulla filiera moda, cercando di portare avanti, cioè la nostra sensibilità è sui temi della tracciabilità, digitalizzazione ed economia circolare.
focus moda, sicuramente anche per gli altri settori, ma sta facendo dei ragionamenti particolari sulla moda. E sicuramente posso anche citare un collegamento con i soci per il mondo del cinema e dell'audiovisivo, dove per esempio abbiamo anche collaborato ultimamente con Mister, appoggiando il nostro interesse al loro progetto sul 5G per la distribuzione dell'audiovisivo, e quindi anche questo è un filone che noi stiamo portando avanti, perché abbiamo un gruppo abbastanza importante di produttori cinematografici e audiovisivi associati alla CNA, e peraltro io sono anche referente per quel mondo lì, per cui anche questo è un tema che per noi è di particolare interesse. Secondo me il cluster Create è un bel cluster, molto, molto attivo, e dove anche l'informazione è molto diffusiva, nel senso che ci sono tante forme di comunicazione, e sicuramente con anche una newsletter settimanale che è estremamente efficace, con una capacità di scouting di informazioni su questo settore che non è banale, e sicuramente da questo punto di vista è un punto di riferimento per il settore a cui noi attingiamo molto. Personalmente, come CNA Innovazione, sono dentro io anche nel consiglio direttivo. Tutte le comunicazioni che arrivano, poi io le, ovviamente opportunamente adattate, le diffondo dentro al sistema comunque della CNA, che raccoglie tanti associati, e questa opportunità tende ad arrivare. Come CNA abbiamo, non più di un paio di mesi fa, fatto un'attività proprio con il cluster Create e con il cluster Mac, che aveva un po' l'obiettivo di essere un pilota, un test, per capire come avvicinarsi sempre meglio con il mondo delle imprese. Per cui abbiamo preso gli associati del cluster e gli associati di CNA, quindi chi aveva la doppia associazione, li abbiamo messi attorno a un tavolo per capire quali sono le opportunità, i vantaggi dello star dentro al cluster, che sono sicuramente in primis di natura relazionale e per cogliere delle opportunità, e capire come CNA Innovazione, come meglio ampliare e diffondere questo mondo. Quindi abbiamo utilizzato, diciamo, la voce dei soci impresa di CNA, che sono anche soci del cluster, e abbiamo messo insieme il cluster Create con il cluster Mac, perché comunque è importante tenere una trasversalità. Molti dei soci Create, come Innovate, poi come Green, cioè sono trasversali anche agli altri cluster, e questa trasversalità è opportuna da incoraggiare. Quindi noi come CNA cerchiamo di muoverci in quella direzione. Sicuramente è anche molto utile tutto il lavoro che si sta facendo quest'anno di progettazione, nel senso che è evidente che ogni socio, quindi anche noi, abbiamo delle nostre progettazioni che possono essere individuali per le imprese, a supporto, insomma, della progettazione delle imprese, o possono essere progettazioni dove è CNA il destinatario, come per esempio i progetti Central Europe. Sicuramente la progettualità del cluster va a toccare delle cordate che da soli magari singoli soci non riuscirebbero a gestire, quindi noi incoraggiamo questo tipo di lavoro, perché sicuramente come singolo socio non lo faremo. E quella è una attività estremamente importante e interessante. Un'altra attività che a mio avviso sempre di più bisognerebbe che si incoraggiasse all'interno del cluster è lavorare sugli scenari, nel senso che le imprese fanno fatica a capire qual è la loro prospettiva futura, spesso sono concentrate sul qui e ora, quindi oltre alla progettualità, che è abbastanza puntuale sui bisogni specifici, avere anche un'attività di ricerca che fa vedere lo scenario e quindi la prospettiva a 5-10 anni di dove potranno andare determinati settori, tra cui anche quello delle industrie culturali e creative, potrebbe essere interessante, perché sono informazioni difficilmente recuperabili, insomma. Thank you.
sicuramente la dinamica tra molti dei soci presenti nei cluster era nata anche prima chiaramente del cluster, quindi si tende a cercare di mantenere delle relazioni che erano già consolidate, e il cluster invece ti incoraggia ad aprire il tuo set di relazioni. Sicuramente quello che noto è sempre di più che col tempo si riescono ad avvicinare il bisogno da una parte e la risposta al bisogno dall'altra. Quindi lavorando sempre con un'attività di facilitazione e come c'è nell'innovazione, noi non siamo un destinatario diretto, se vogliamo, dell'attività del cluster, perché il finanziamento non arriva alla CNA, ma non è quella la questione. La questione è piano piano, piccoli passi, fare in modo che il mondo delle imprese, e alcune più skillate di altre sicuramente, riesca a capire che la risposta al suo bisogno puntuale può essere data anche da un mondo, quale quello del cluster, che è apparentemente lontano. Quindi a noi il cluster ci aiuta a rafforzare il ruolo della facilitazione, che è quello che tendenzialmente noi facciamo.